veramente dà significato e contezza al nostro lavoro di progettazione e anche di controllo. E di questo sicuramente va informato qualsiasi cittadino che ha voglia di informarsi, comunque la collettività farà solesse nella sua completezza, va ha diritto di essere informato e di visionarlo. Mi è giunta una sola istanza a questa autorizzazione, autorizzando la videoripresa soltanto per videoripresa, quindi senza commenti alcuni e senza qualche altro consenso. Ho chiesto per la correttezza, sapete che è tra le prerogative del Presidente del Consiglio, però ho chiesto per le due capogruppi e ho avuto un parere articolato dal capogruppo di minoranza, il quale faceva riferimento soprattutto a relazionare la videoripresa con un regolamento, come si era stato detto prima, ma già il Presidente della prima Commissione mi ha dato l'assicurazione che lo attenzionerà quando prima del regolamento, mentre il capogruppo di maggioranza ha dato parere favorevole. E facendo mie questi due pareri ho dato l'autorizzazione e chiedo quindi di poter iniziare se vuole l'attività di videoripresa. Prego. Sì, io chiarimento un po' di tutto. Vorrei intanto smentire sempre questa cosa che si dice che l'opposizione non vuole la ripresa. E cosa passa? Cosa che viene ripetuta spesso. Non è vero che l'opposizione non vuole le riprese, ha solamente che appunto l'approvazione di un regolamento apposito. Inoltre l'opposizione non ha neanche preclusione contro alcun soggetto, perché è previsto dai requisiti di legge, ora poi devo fare tutti i post contro di me, contro la mia famiglia che vuole, però questa cosa è retroattiva. Non so quali sono le ragioni per cui ogni tanto vengo chiamato in causa io e parenti vari, e probabilmente sono ragioni non politiche da questo punto, ma non è. Ma semplicemente è una richiesta di un'azione che è svolta in modo legale, per cui le chiedo per l'ennesima volta, perché non se ne vuole male, io mi sento un po' preso in giro perché ogni volta ci troviamo in questa situazione imbarazzante di avere il permesso per riprendere, quando riprendere il regolamento ancora non c'è. Io le chiedo che al prossimo consiglio, che sarà a settembre o quando sarà, all'ordine del giorno ci possa essere il regolamento. La convocazione della commissione. Esatto, stasera io ero andato di andare via, poi effettivamente c'è un bilancio che merita di essere discusso, per cui ho scelto di andare essenzialmente per questo. Ma ripeto, non c'è nulla contro il soggetto che riprende, contro la piattaforma, che è bello che l'amministrazione invece viene molto utilizzata, e neppure contro le riprese in sé. Solamente chiediamo che abbia fatto tutto secondo le disposizioni di legge. Tra l'altro, a me risulta, l'abbiamo scritto anche nella risposta del parere che abbiamo avuto, che la legge non consente la riprese parziale del Consiglio. Riprese parziale del Consiglio. O meglio, dovrebbe consentirle solo a testate giornalistiche o a televisione, insomma. Però magari mi sbaglio per cui. Sono pareri anche del garante sulla privacy, invece cosa diversa. Io dico che chiunque avrebbe fatto istanza, non solo dico chi l'ha fatto, chiunque avrebbe avuto l'autorizzazione stasera, perché credo che sia veramente un momento in cui possiamo, se riusciamo a fare veramente un confronto politico serio, e quindi va alla cittadinanza, va sicuramente qualcosa. Poi prego. Grazie Presidente. Per rispondere al consigliere Faccello, se si ricorda è arrivato un regolamento che abbiamo deciso all'unanimità e alla fine abbiamo sempre deciso insieme all'unanimità della prima commissione di noi fare un regolamento e poi portarlo in consiglio comunale con la commissione. Certamente saranno pure cominciare ad organizzare, però dobbiamo fare un ciclo e poi in consiglio comunale. Grazie. Auspico veramente come consigliere Frangelio che si concluda questa
quando a mio avviso è molto importante che si faccia una verifica di questo, perché stasera, come le altre sere del Consiglio Comunale, abbiamo trattato gli argomenti abbastanza interessanti, e non dare la piena visione a coloro che vogliono visionare, che sono di palazzo, che sono fuori, che sono a destra, mi sembra un errore. Quindi auspico che addirittura nel prossimo Consiglio si approvi il regolamento e noi vogliamo questo. Questa accelerazione, facciamo un altro regolamento a tutti gli altri che abbiamo, voglio dire, potremmo utilizzare una forma più semplice, che potremmo utilizzare una forma più semplice e più sbrigativa. Consigliere Russo, da sua volontà. Sì, io innanzitutto sicuramente questa discussione è giusta di mandare per dare spazio alla discussione del bilancio, semplicemente per salutare in maniera autorevole la presenza delle migliori, visto che c'è l'impegno di tutti di lavorare in commissione. Da quando c'è stato il testo unico del 2000 non è mai avvenuto ciò,
rilevanti, sia per quanto riguarda le scelte di dovere di politica regionale che le scelte di politica nazionale. La regione infatti ha soppresso, la legge di stabilità regionale, ha soppresso il fondo a sostegno delle autonomie locali, cioè quel fondo che viene erogato ogni anno in diverse tessere locali, a sostegno delle spese correnti e anche per la buona parte delle spese di investimento. Quest'anno è stato soppresso, è stato sostituito da una forma di compartecipazione al gettito regionale del DIRPEF, forma importante che ha anche diciamo, in qualche modo inglobato quelle che erano entrate dei comuni, che era l'accisa sull'energia elettrica, quindi quella quota che noi paghiamo sulle bollette per il consumo di energia elettrica, che veniva erogata allo Stato. Lo Stato prima girava direttamente ai comuni, ora le gira, lo Stato li gira alla regione Sicilia, alle regioni, le varie regioni di vari comuni, la regione Sicilia li ha incamerati e sono stati soppressi, okay? Li ha inglobati nella forma di compartecipazione. E quindi diciamo che questo per quanto riguarda l'antecedente per la regione Sicilia. Per quanto riguarda invece gli incarichi dello Stato, il secondo contributo ordinario dello Stato sono stati interamente soppressi quest'anno, saranno una minima parte di trasferimenti di fiscalizzati. E ai trasferimenti diciamo dello Stato sono stati che viene alimentato per la maggior parte dal limite di competenza comunale. Quindi una quota di IVA viene trattenuta dallo Stato, poi girata ai comuni sotto forma di fondi sul mercato comunale. Tutto ciò viene a sua volta ancora di più reso più difficoltoso nella legge di bilancio per il fatto che il patto di obiettivi dovrebbero raggiungere, gli obiettivi sarebbero raggiunti col patto di stabilità, sono sempre più diciamo rigidi. Quest'anno noi abbiamo un obiettivo programmato che è pari a 680.000 euro. Ecco perché anche c'è, l'abbiamo detto, l'obiettivo deriva da una forma di competenza mista, la differenza tra accertamenti e impegni e tra spese e tra incassi e pagamenti per quanto riguarda le stesse fondi capitali è che va avere un saldo positivo per l'ente di 685.000 euro. Quindi è un'operazione non facile. Noi siccome per gli obblighi previsti al bilancio via quello di allegare i prospetti rispetto al patto di stabilità già in sede di previsione, noi questo l'abbiamo effettuato, rispettiamo il patto in sede previsionale, anche se poi ciò che interessa è in fase di consultivo, in fase finale. Abbiamo quest'anno anche una volta privato, applicato diciamo a senso del decreto legge 66, il fondo svalutazione crediti, c'è una parte dei residui attivi che ci portiamo dietro dal quinquennio, l'ultimo quinquennio, devono essere diciamo così, si deve creare una forma di assicurazione, se pari al 20% di tutti questi residui. Alla fine nel bilancio ritroviamo che riscontriamo un altro elemento importante che si sono diciamo, ridotte in percentuale le spese diciamo, del personale grazie a una cessazione intervenuta degli anni precedenti e non sono stati diciamo, non è venuta alcuna altra rimpiazza. Non è stato applicato alcuna quota ancora una volta di avanzo di amministrazione. E infine bisogna dire che cosa? Che per chi conosce magari la contabilità del comune, questo è l'ultimo bilancio che andiamo a discutere secondo i principi previsti dal testo unico degli enti locali, il 2007, perché dal 1 gennaio 2015, salvo Colli che ad oggi non se ne parla, il bilancio verrà discusso e approvato, redatto, secondo il decreto legislativo 118 del 2011, in applicazione del cosiddetto principio di armonizzazione dei sistemi contabili. Cambia radicalmente la struttura del bilancio, la forma, diciamo, del bilancio, il modo di redigere il bilancio cambierà radicalmente e quindi andremo poi ad approvare il bilancio diciamo, con un principio, diciamo, di competenza finanziaria rinforzata, con un principio di cassa e applicando anche un principio di contabilità economica, cioè sempre più vicino alle aziende diciamo, private. E ecco perché quest'anno bisogna procedere in modo chiaro, in maniera prudenziale, per arrivare a fine anno ad essere pronti a questo nuovo sistema di organizzazione, che poi non è altro che quel sistema che è in maniera precisa e puntuale il principio del federalismo fiscale. E quindi penso che abbiamo ottenuto cioè, il bilancio di equilibrio cioè, sia generale che l'equilibrio economico finanziario. L'ente prevede anche presente anche un'ulteriore data, è stata ridotta ancora eventualmente la capacità di indebitamento, l'ente ancora non ha la possibilità di poter accendere eventuali mutui, c'è niente di questo marco di corrente. E non è previsto nel
Mi pare, Presidente, che la Commissione l'ha esaminato, avete detto, avete riscontrato qualche cosa? Perché questo
significa che ha cancellato la certezza. Noi sapevamo di prendere delle risorse, noi gli enti locali, dove per enti locali una volta c'erano anche le province. Noi sapevamo di dover prendere determinate somme, sapevamo che per legge regionale queste somme devono essere trasferite a trimestralità. Oggi non abbiamo nessuna certezza, anche perché la legge regionale sui trasferimenti trimestrali è sempre rimasta, nessuno l'ha modificata, nessuno l'ha abrogata. Nessuno! Ma è come se non esistesse! Perché tanti soldi arrivano a quando la regione ha la possibilità di dare. Eppure gli enti locali, con un grande sforzo, continuiamo a pagare gli stipendi con puntualità, continuiamo a sforzarci di pagare nelle imprese, continuiamo a sforzarci di trovare un sistema per poter rientrare in quella previsione di legge che ci dice e ci obbliga di pagare entro 30 giorni. Ma stiamo facendo la pubblica amministrazione, ma noi forse siamo una pubblica amministrazione diversa. Cioè gli enti locali forse è la controparte delle altre istituzioni. Io praticamente già è da tempo che mi faccio questa domanda, perché tante volte ho questa impressione. La regione, il dottor Guzzo l'ha detto bene, alla fine ci farà compartecipare il prelievo IRPEF. Non lo sappiamo. Ci sono dei numeri che circolano, abbiamo cercato un pochino di prenderli per buoni, magari qualcosa l'abbiamo rivista. In ogni caso, con quella che è stata la manovra, la seconda, non la terza, la regione si rende conto che dice, ma così i comuni non possono chiudere i bilanci, perché di fatto non si potevano chiudere i bilanci, allora dice, mettiamoci 80 milioni di euro. 80 milioni di euro, siccome la regione non poteva fare molto perché sostanzialmente il commissario non gliel'avrebbe bocciato, lo sapete questi 80 milioni da dove dovrebbero arrivare a condizione d'obbligo? Dagli scambi della sanità, da lì dovrebbero arrivare. Quindi anche lì, quegli 80 milioni che per i comuni superiori ai 5.000 abitanti dovrebbero andare a lenire quello che è il taglio sulla quota capitale, perché è stata tagliata totalmente la quota capitale, oltre ad essere stata cancellata il fondo per gli autonomi locali, dovrebbe consentirci sostanzialmente di ridurre complessivamente il taglio in base alle stime tra il 15 e il 20%, quindi noi speriamo effettivamente che il taglio nei trasferimenti regionali sia attesi tra il 15 e il 20%. Noi abbiamo voluto considerare la previsione, diciamo, peggiore del 20%. Ma capite bene che chi è che vuole programmare, infatti questi giorni si è parlato molto di programmazione, non ha certezza per programmare, a meno che uno non vuole fare il kamikaze e si imbatte come nel venire alla seconda guerra mondiale e dice intanto bilancio quello che avviene lì. Questa è la realtà in cui viviamo, questa è la realtà in cui viviamo. Non a caso ancora non c'è un comune che ha esitato il bilancio, o comunque ce ne saranno pochi. Io in qualche modo oggi andavo guardando e dico, ma quanti sono i comuni che l'hanno esitato? Ma è un fatto deleterio non dotare l'ente locale di bilancio e aspettare ora l'ultima proroga al 30 settembre, e facciamo come l'anno scorso, che poi alcuni me l'hanno approvato al 30 novembre, compreso quello che è l'assistenza. Ma capite bene che sono delle cose, dei segnali preoccupanti. Quello che si chiama bilancio previsionale o bilancio preventivo, quasi ormai lo andiamo ad approvare alla fine dell'anno, mettendoci pure gli assestamenti di bilancio. Nel frattempo possiamo fare il consultivo, se lo spostiamo a dicembre lo facciamo direttamente al consultivo. E quindi ci siamo tolti il problema, anzi ci siamo tolti tutta questa necessità di capire come poter sostanzialmente fare per quadrare i numeri di bilancio, se è questo quello che penso. Ma è estremamente deleterio, perché la spesa continua con i dodicesimi e poi alla fine dell'anno non si riesce più a capire dove poter tagliare per rientrare da quelli che sono i minori trasferimenti. E questo quello che è un messaggio negativo che sta arrivando purtroppo dalle istituzioni sovraordinate. Istituzioni che ci dovrebbero invece dire subito, approvare, anzi ci dovrebbero obbligare ad approvare subito i bilanci per poter programmare o quantomeno
visto che anche i trasferimenti della regione si girano a circa 1.150.000, qualcosa di questo tipo, a fronte del 1.500.000 circa dell'anno scorso, e magari di somme più elevate degli anni precedenti, in un ente come questo, ma l'ente non si distingue dagli altri enti, non è che in un ente come questo, sostanzialmente, le altre entrate da che cosa sono? A questo punto sono i tributi locali. Quello che hanno chiamato IUC, che alla fine importa il governo l'IMU, la tassa e la TARI. Cioè, sostanzialmente, il grosso ormai è diventato, diciamo, quello che sono diventati i tributi locali, che prelevano dal territorio, preleveranno, ma sempre di più, se dobbiamo andare a compensare i danni. E badate bene che sull'IMU abbiamo avuto negli ultimi due anni uno scherzo di quello proprio a base da volerci prendere tutti in giro o di volerci tutti bene. L'IMU, imposta municipale unica, il primo anno l'ha presa tutto lo Stato, il 2012. Secondo anno ha preso il 30% per alimentare il Fondo di Solidarietà Nazionale, quest'anno ci sarà sempre l'alimentazione del Fondo di Solidarietà Nazionale, che a sua volta è stato tagliato. Ma credete bene, perché io ci ho tolto di premio municipale, e altrimenti perché ci ha già sentito la municipale? Se l'IMU doveva sostituire l'ICI e l'ICI andava solo ai comuni, perché lo Stato deve entrare nell'IMU? Le forme di partecipazione del territorio e degli enti locali al risanamento delle istituzioni regionali e statali. Perché stiamo partecipando, non ce ne accorgiamo, al risanamento delle istituzioni. Quindi noi in qualche modo ci interveniamo anche ai centesimi, chiediamo a tutti di ridurre, compresa ora alle varie ditte che abbiamo visto di ridurre per un ulteriore 5%, perché dobbiamo risanare i conti dello Stato. Certo, perché il decreto 66 questo dice, io vi invito ad andare a leggere, e lei dice, alcune stanno rispondendo, no, ente, io non ti riduco del 5%, ti puoi andare a fare un'altra gara, e questo è quello che sta succedendo, lo dovete avere ben chiaro, perché ora poi quando andremo a fare le altre gare, chi che non accetta, i numeri aumenteranno, perché non è che possiamo andare a pubblicare una cosa già con 5% di ribasso. Vedete che questo è quello che sta avvenendo. Andando a leggere attentamente il decreto 66, è impostato in maniera molto controversa, in una maniera in cui gli enti locali e i territori stanno contribuendo in maniera rilevante, ma ancora non si sa se riusciremo a contribuire, perché in base a quello che c'è scritto abbiamo chiaramente interpellato le ditte. Ma sapete che significa chiedere una ditta di ridurre l'ulteriore 5% quando alcuni prezzi sono bloccati da 2 anni o da 3 anni? Questo è un discorso sul quale ci dobbiamo interrogare. Ebbene, ritornando ai tributi, noi i tributi li abbiamo dovuti mettere e li abbiamo messi ponderando qualsiasi cosa, perché in ogni caso dobbiamo portare al Consiglio Comunale un bilancio che pareggia. Non ci possiamo permettere di portare un bilancio che poi alla fine dell'anno non ci fa pareggiare i conti. E purtroppo abbiamo dovuto, dopo lo slittamento voluto della tassa, abbiamo dovuto introdurre la tassa con le percentuali che questo Consiglio ne sa, perché la tassa, lo ripeto di nuovo, non è altro che l'ICI sulla prima casa e altro, perché questo non è stato neanche detto. La tassa va a sostituire l'ICI e successivamente l'IMU sulla prima casa, e quello che è l'ulteriore taglio sul Fondo di Solidarietà Nazionale è quello che deve il taglio della regione. È chiaro, non è stato solo un discorso di aumentare le entrate, abbiamo cercato di agire per quanto possibile anche sulle uscite, su quella che è la voce di costo di cui abbiamo sempre dibattuto e che noi abbiamo consapevolezza che si deve e si può fare di più, che sono i consumi di energia elettrica.
dove si è ipotizzato un risparmio di circa 100.000 euro con tutta una serie di accorgimenti che già in parte abbiamo messo nel campo, e chiaramente che abbiamo messo in campo con quelle che sono le poche risorse che abbiamo. Ma sulle altre componenti delle uscite, sulle altre uscite, sul personale, o su quello che è nel capitolo del mutuo, non è che si riesce a intervenire, non è che si può intervenire. Quelli così erano e così rimarranno, con l'aggravante, con quelli che erano i pensionamenti programmati, con i requisiti della legge di Fornero, che sono slittati, e sono slittati a fine anno. E speriamo che lo slitteranno ulteriormente, perché è chiaro che ci faranno e ci metteremo ulteriormente in difficoltà. Ha detto bene il dottore Russo, l'amministrazione si è guardata dal prevedere mutui per fare investimenti, e siamo al sesto anno in cui non stiamo utilizzando mutui per fare investimenti. Non è, qualcuno mi dice, sbagliato, questo è il momento in cui si reagisce, si fanno debiti. Non è così semplice. Non è così semplice, di solito questa è stata la politica. Accettiamo i mutui e cerchiamo di dare ossigeno all'economia. Ma non è semplice, in una realtà in cui c'è un bilancio che è già determinato il numero, l'amministrazione, la cosa più semplice che dovrebbe trovare è quella di dire accendiamo un mutuo e diamo un ossigeno. No, noi l'ossigeno, e questo è un passaggio che voglio fare, perché qui secondo me il Consiglio deve sapere e deve sapere che cosa noi contiamo di poter spendere qualcosa se vendiamo qualcosa, e speriamo di venderlo delle cose messe nel piano di valorizzazione, e lo destineremo a investimenti seppur piccoli di contrattamenti o ai cofinanziamenti come abbiamo fatto in passato. Ma la cosa importante, noi riteniamo che risorse arriveranno da quelli che sono i vari decreti di finanziamento che già la Regione si è deciso, seppur con molta lentezza e con gradualità, a farci pervenire. Motivo per cui, per evitare di perdere ulteriore tempo, perché questo è un aspetto estremamente importante, oggi siamo chiamati a spendere le risorse del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale entro il giugno del 2015. Al più tardi qualcuno si è spinto a scrivere entro dicembre 2015 i lavori devono essere completati. Noi abbiamo opere estremamente importanti che rincorriamo da un quinquennio, oggi abbiamo i decreti di finanziamento, e siccome non sappiamo ancora per alcune di queste opere se saranno sottoconte o opere di aggregamento, abbiamo intanto deciso di metterli in bilancio, perché se dovessero essere sottoconte ci vogliono i rispettivi qualche modo il punto di forza sul quale speriamo di poter centrare questi obiettivi di apportare le gare, di avviare il lavoro, perché su questo in qualche modo si gioca anche la possibilità di poter dare un minimo di ossigeno a un'economia che chiaramente risente fortemente dai periodi effettuati con i vari del punto di forza. E questo che volevo in qualche modo elencare. Perché quando dico che ne abbiamo possibilità di spendere 5 milioni di euro, non sto dicendo numeri che possono sembrare buttati così, cosa sta sparando, ogni tanto cosa sparare, pazza se sta cominciando a sparare numeri. Abbiamo finanziamenti che ci portano quasi a poter spendere 5 milioni. Il primo è sul bancario, lo avete detto più di una volta, i lavori sono iniziati che riguardano per 900.000 euro, il secondo riguarda sempre il baccaro per 365.000 euro per realizzare una galleria d'arte contemporanea, il terzo di cui stiamo aspettando il decreto che è alla firma del dirigente generale per 1,5 milioni riguarderà sempre il baccaro per una scuola permanente di teatro. Quindi il baccaro, se non ci saranno imprevisti, perché ne sappiamo i lavori pubblici come non hanno, diventerà un contenitore culturale completo e rifinito.
e come tale potrà essere direttamente gestito da un ingestione. Un'altra cosa estremamente importante la voglio sottolineare negli edifici scolastici, perché poi tra l'altro molto si parla degli edifici scolastici, molto si parla delle scuole. Noi abbiamo un importante finanziamento per la scuola media, per il quale già i lavori sono stati faltati di riqualificazione energetica, per caso 1.000.000 lire. Un altro piccolo intervento sempre sulla scuola media di 100.000 euro e due finanziamenti già con gare in corso di 350.000 euro per il plesso, la scuola elementare di Giuseppe Fabri di Piazza Biblioteca e 340.000 euro circa per la scuola materna per Polisport di via Giuseppe Fabri. Sapete pure tutti che dall'elenco questo del piano Renzi siamo stati pure noi inseriti nell'ambito dell'elenco, vorrei dire una delle poche municipalità di questa provincia ad avere un certo importo per realizzare il progetto, quindi evidentemente anche lì abbiamo lavorato bene e su quello aspettiamo però diciamo l'ufficializzazione degli atti, quindi molto probabilmente in base a come saranno ufficializzati gli atti saremo costretti a ritornare in consiglio se ce ne saranno di bisogno. Quello è un finanziamento di 550.000 euro per la scuola materna di via Milano. Sono numeri che danno l'idea di come in qualche modo questa amministrazione sta programmando e di come stanno procedendo negli edifici scolastici ma anche su altri interventi. Finalmente abbiamo avuto anche il periodo di finanziamento per l'asilo nido, il tanto accognato un asilo nido per 540.000 euro e anche lì l'ingegnere del settore lavori pubblici è impegnato per realizzare la gara. Se in realtà per conteggiare le andiamo a sommare, si arriva a poco a quella somma che ho detto precedentemente e a questo vorrei aggiungere quel progetto che tante volte abbiamo ironizzato, che è quello sulla desertificazione di contratto finita, che quello è stato appaltato per 286.000 euro, 280.000 euro. Questo progetto di lavoro inizieranno più presto e ci consentiranno di valorizzare quell'area di proprietà comunale dove esiste la necropoli della Natività. Il bilancio sostanzialmente è questo, cioè un bilancio in cui l'amministrazione, quelle che sono le spese minime delle diciamo le spese di competenza, ha cercato sul minimo di minimizzare ulteriormente, proprio perché eravamo costretti a dover ridurre anche dove i capitoli erano già con importi simili. Abbiamo apportato dei tagli lineari che in alcuni casi sono stati del 10%, in altri casi del 15%, cercando di mantenere bene in mente che per i servizi primari bisogna puntare al mantenimento e laddove possibile, ma chiaramente in questo momento per me è importante il mantenimento, laddove possibile anche un leggero miglioramento. Quindi quelli che riguardano i servizi primari in qualche modo trovano giusta diciamo così attenzione nell'ambito di questo bilancio preventivo. È chiaro che non sto parlando che con i soldi fonte comunale potremmo portare avanti per intero i servizi, per alcuni abbiamo bisogno di copertenziare anche per i disabili, abbiamo bisogno di quelle che sono le leggi speciali, quelle che hanno di zona, piano di azione e coesione del Ministero delle Politiche Sociali. In qualche modo sono queste le cose che volevo lasciare a questo Consiglio Comunale e volevo solo aggiungere che per noi è estremamente importante approvare questo bilancio sia come segnale nella comunità e sia anche come segnale, lasciatemelo dire, all'istituzione della giornata, perché sostanzialmente potremmo andare a dire non stiamo aspettando che ancora voi decidiate, che voi ancora comunicate che cosa con precisione arriverà. Noi in qualche modo abbiamo programmato, abbiamo pensato di programmare con un certo anticipo perché riteniamo che il comune e le comunità bisogna di essere amministrate con grande attenzione. Mm.
Grazie signor Sindaco per l'ampio e esaustivo intervento. Chiedo in aula se qualcuno vuole intervenire. Chi chiede di parlare? Dichiarazione di voto. Come dichiarazione di voto, quindi la nostra votazione qui è meglio al bilancio. Concordo con quanto comunque detto sull'importanza del punto all'ordine del giorno, ovvero l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, perché quindi proprio il bilancio questa sera costituzione dovrebbe costituire l'argomento principale in cui il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimere la propria valutazione. Anche perché in quanto il bilancio, quale principale strumento di programmazione, traduce quelle che poi sono le scelte di natura politica, finanziaria e gestionale, nonché le strategie poste in essere da parte dell'amministrazione che andranno comunque ad essere adoperate nel corso dell'esercizio. Sottolineando proprio come l'elemento che determina tale strategicità è proprio il carattere autorizzatorio del bilancio di previsione, in funzione del quale infatti esso costituisce il limite agli impegni di spesa, facendo nel contempo un indirizzo ad un sistema di controllo preventivo di quelle che poi saranno le spese che andranno ad essere sostenute. Per questo motivo ritengo importante che non deve e non può essere un insieme di numeri o uno strumento riservato solo agli esperti, poiché si attribuisce sulla linea della comunità, tanto nel proprio momento. E per questo da qui diventa imprescindibile la necessità di renderlo comprensibile a tutti, assolvendo così a criteri di chiarezza, trasparenza e comunicazione, di cui l'amministrazione dovrebbe occuparsi in quella che dovrebbe essere la sua funzione principale, io ritengo, di continuo dialogo e confronto con la cittadinanza, cosa che devo dire purtroppo questa amministrazione fa di lato e conduce in modo molto, in modo che proprio il Palazzo Comunale divenga un palazzo di livello, trasparente e in modo che i cittadini si possano nuovamente avvicinare alla nostra pubblica, perché consentitelo di dire, per troppo tempo le amministrazioni hanno finito per amministrare fuori dal consenso e tanta proprio compartecipazione della popolazione. Tanto chiaro, basta girarsi e vedere con quale partecipazione vengono a seguire i consigli comunali. Inoltre, così come ha detto benissimo il dottore Puzzo, l'attuale momento politico è quello dell'affermazione in termini internazionali del cosiddetto principio di federalismo economico. Questo cosa vuol dire? Che proprio in prospettiva di quello che saranno con il nuovo sistema contabile, bisogna soffermarsi soprattutto su quella che è proprio l'imposizione del nuovo sistema contabile, che ci porta in una strada ben diversa, un cambiamento, potremmo dire, epocale, dove si chiede che i bilanci delle amministrazioni pubbliche siano omogenei, confrontabili e aggregabili, al fine di consentire da una parte il controllo dei conti pubblici nazionali e dall'altra favorire l'attuazione di quello che del verde dal 1 gennaio 2015 entrerà proprio previsto con decreto del 23 giugno 2011 l'introduzione del nuovo sistema contabile rappresenta il cardine di questa riforma, anche perché si basa soprattutto sul principio che la spesa pubblica dovrà avere un massimo di trasparenza, responsabilità e partecipazione. Da qui l'esigenza proprio di interpretare questa forma di subito disinteresse da parte della cittadinanza, tanto la vita pubblica quanto soprattutto la spesa pubblica, che dovrà essere veramente, si dovrà vigilare in maniera attenta e bisognerà soprattutto rendicontare in maniera proprio attenta comunque la spesa pubblica delle amministrazioni. Pertanto ritengo è necessario fare tesoro dei principi proprio internazionali in materia che guardano alla competenza economica. Inoltre sarà necessario tra gli indicatori che si punti essenzialmente al rapporto tra gli obiettivi economico-finanziari e il raggiungimento di essi, ovvero il rapporto tra i prodotti impiegati e il risultato. Quella che deve essere, che qui purtroppo è venuta a mancare, che dovrà essere una linea guida, è proprio la cultura del risultato. Poi, venendo proprio al nostro bilancio, come dice lei, sono i numeri che contano e qui si deve andare a analizzare. Un bilancio di complessivi 19.348.200, togliendo quelle che sono le spese per le cosiddette partite di giro, che non è
che voglio dire non va a modificare certo un bilancio privo di elasticità contabile. Però è anche vero che la fantasia e l'inventiva degli amministratori dovrebbe essere tale da cercare che uscita dalla situazione penosa che abbiamo il bilancio del comune, proprio in prospettiva di quelle che saranno le novità per la maniera contabile e quelle che si procedono in imposte. Pertanto riteniamo che il documento contabile sottoposto a base dell'approvazione di questa seduta consigliare riassume un'attività apparente sotto il profilo politico, sotto il profilo economico e amministrativo. In poche parole, inefficiente e inconsistente. La nostra considerazione di voto non vuole certo essere un parere, dato che questo viene dato dal collegio delle visore dei conti, però riteniamo che questo bilancio non rispetti i principi della coerenza, della congruità e dell'attendibilità dei relativi programmi e progetti. Non si è assistito minimamente dal punto di alcun sviluppo economico, sociale, ambientale. Quello invece di tantissimi che si è portato con mano è la costante tassazione, le promesse e come potremmo dire annunci fatti ai cittadini che sono coloro che invece ne vanno a pagare le conseguenze fortemente. Anche perché le radici già in Italia non c'è proprio quello che si chiede ad oggi in testa. Ogni comune potremmo dire un comune lungimirante o quello insomma più posto, efficienti, condividono proprio la scelta di bilancio con le associazioni, con i sindacati, con i cittadini contribuenti, i cosiddetti stakeholders, cosa che qui non avviene. Qui si tratta di un bilancio di ordinaria amministrazione. E, senza, potremmo dire, alcun intervento degno di nota, partorito da una maggioranza priva di programmazione e di iniziativa, che è incapace di sintetizzare la realtà politica e sociale di tutta la città, che secondo me, dal punto di vista di quello che dovrebbe essere l'obiettivo proprio ultimo dell'amministrazione, che è proprio il benessere della comunità di strada, che dice che è tutto lo sviluppo poi in sintesi, invece qui c'è un settore applicato nelle regioni programmi. E procedere di pari passo, oltre che alla economicità di gestione, alla produttività, ma anche all'efficacia e alla qualità dei servizi prestati. Oggi che quello che viene chiesto proprio agli amministratori, in merito alle innovazioni, è un cambiamento nel modo di operare, è un cambiamento nel modo di pensare, si chiedono nuove responsabilità, maggiore autonomia e un inevitabile rispetto organizzativo. Invece, questa amministrazione, richiamata alle loro responsabilità nel trovare soluzioni alternative, anziché si prendere la scelta da ma attuare una politica diversa, come reagisce? Reagisce con un assordante deludente mutismo, specchio fedele a un avviso della loro politica di inerzia, eccetto, devo dire che mi spiace che manca l'assessore di rilasciare qualche intervista o proclama sulla stampa più sicuramente di fantasia personale, perché anziché portare un valore aggiunto al paese non ha fatto altro che ridicolizzarlo nei confronti dell'intera provincia. E pertanto questa amministrazione priva di dinamismo penso che sia difficile farlo uscire da questo torpore in cui si è innestato. Bisognerebbe proprio o si cambia modo di operare, modo di pensare, è vero prendere coscienza del caso, però qui non alcuni metodi nuovi non vengono attuati, quello di bilancio, quello di partecipare, di andare in quello che viene definito benchmarking, ovvero di andarsi a confrontare con quei comuni virtuosi, con quei comuni efficienti, di, non lo so se è vero, se qui viene attuato questo territorio di controllo di gestione, con cosa permette, se si può avere. Insomma, attuare cose più diverse, in modo da poter almeno impararci e subire in maniera meno romantica perché comunque il nuovo sistema contabile ci vuole. Pertanto questo voto è, a mio avviso, completamente contrario. Ringrazio il capogruppo di minoranza. Il capogruppo di maggioranza vuole fare la dichiarazione di voto? Io, Presidente, volevo prima che faccia la dichiarazione di voto. Non è solo mi riferisco soprattutto all'ultimo intervento del consigliere Sparas. Dico, l'esposizione del sindaco è stata molto eloquente in tutti i vari passaggi. Il sindaco se la prende con lo Stato, se la prende con il governo centrale, se la prende con, perché ovviamente con la regione, perché ovviamente il suo lavoro, il suo mestiere è quello di sindaco e di amministrare questo comune. E che dico amministra, ma non perché io sono in questa maggioranza a
amministra eloquentemente con una maniera, voglio dire, molto responsabile. Il sindaco si è soffermato su alcuni argomenti, quale quello che il comune non ha avuto accesso al credito e quindi ha ritenuto opportuna l'amministrazione non fare gli investimenti. Non abbiamo avuto accesso al credito, non ci siamo indebitati in un momento storico particolare, perché possiamo dire tutti i decreti, tutto quello che ci impone lo Stato, è un momento storico particolare. Io penso che ci sarà bisogno di ritornare un po' indietro, che oggi il fatto che lo Stato ci impone la tassazione locale, questi bilanci evolutivi, voglio dire, che si fanno, oppure i nuovi scenari che avranno, a mio avviso, tempo breve, perché o ci finirà come la Grecia, dove ci sono le imposizioni o locali o statali, e i disoccupati, che sono disoccupati, non riescono a pagare e vanno a ignorargli le case e quant'altro, perché poi alla fine va a finire così, perché l'IRPEF lo andiamo a pagare allo Stato, la trattenuta IRPEF regionale, quella comunale, eccetera, eccetera, e più le tassazioni locali, che non sono una fantasia del comune, non sono una fantasia del comune, è un'imposizione che ci viene dall'alto, che fa dei bilanci come se fosse un'azienda. Non è possibile così. Il cittadino, oltre a versare le imposte locali, le accise, quant'altro, l'IVA al 22, oppure le tassazioni sui risparmi che passano dal 12,50 al 21, al 26%, voglio dire, ancora di più, è un momento storico particolare, forse non ci rendiamo conto di quello che stiamo attraversando, non ce ne stiamo rendendo conto, eppure Palazzo La Crede è amministrato, Palazzo La Crede noi vediamo che comunque si realizza e che non notiamo alcune, notiamo la disoccupazione, notiamo dei cali su alcune cose, possiamo migliorare su alcuni tasselli. Io oggi sono stato libero, ho preso un giorno, ho notato con piacere l'afflusso turistico. Non è vero, non mi dite altre cose. Ho notato con piacere l'afflusso turistico, l'afflusso dei turisti, ma non l'afflusso alla Taormina o a altri posti. Ci sono dei turisti che il Palazzolo appartiene e nel gruppo dei siti UNESCO, che vengono a visitare la nostra città. Io non ho notato, poi io li noto perché ho gli occhiali, e qualcun altro non porta gli occhiali, non li vede, io non ci posso fare nulla. Voglio dire, il fatto che il comune, e ritorno indietro a quello che stavo dicendo, non accende l'unico, ma non significa che non va a investimento. Il sindaco ha citato tutta una serie di opere, cioè non ci indebitiamo, ma il comune di Palazzo La Crede riesce a fare investimenti, 5 milioni di euro di investimenti, e non finisce qua. Stiamo consegnando dei chiari per quanto riguarda le abitazioni del quartiere Orologio, un altro investimento che si è concluso e si è portato a buon fine, e 5 milioni di investimenti, 6 di indebitamento di un euro, che stiamo facendo. La drammaticità che viviamo, a mio avviso, è limitata, ma è limitata ad una crisi generale, nel comune amministrato bene. Non posso accettare, accetto l'opposizione, perché l'opposizione fa il suo ruolo, come il consigliere Cappellani, non mi venga a dire il consigliere che lei non sa come si fanno i concorsi, i bandi per partecipare ai balcon, e lo sa benissimo che quello che ha detto, l'ha detto strumentalmente, lo sa che non si poteva fare, che non si può fare un bando, prendiamo uno o un ragazzo e gli facciamo fare i parcheggi. Non mi venga a raccontare, so che lei sa benissimo quello che dice, che sa benissimo. Quindi, carissimo consigliere, capisco la vostra posizione, ma non la posso. Posso solo una prima? Sì. Io, naturalmente, lei ha espresso il suo opinione, la nostra sono sicura che non il contatto. Lei quando parla degli investimenti, io lì mi sono soffermata in maniera razionale, seppure magari anche dal
cattiva gestione, di cui lei ne porterà perché qui da più tempo di me, che ha visto evolversi, perché prima era sempre le cosiddette vacche grasse, ora se ne chiamano le conseguenze, però si è dimenticato solo un piccolo particolare che comunque è una sorta di continuità per vedere il modo di operare. Ancora di una volta, le introduzioni purtroppo ci sono perché ci si rese conto che questo cattivo modo di operare, questo cattivo modo di fare politica, ha ridotto la nazione, in particolar modo la regione, i comuni, in questa situazione. Quindi bisognerebbe proprio prendere coscienza e cambiare il sistema, non si può proseguire più in questa maniera. Bisogna che su ogni investimento, su ogni cosa venga fatto uno studio economico. Lei parlava dei dialoghi popolari, ma io invito lei ad entrare nei dialoghi popolari, se sono fattibili anche per poter vivere un lungo familiare, se sono stati fatti in maniera proprio tenendo conto di quella che è la situazione proprio o le famiglie attuali. Mi dico un po', forse non era meglio invece creare delle botteghe artigianali, inserire in quel turismo virtuoso? Mi dica lei, queste sono scelte, giusto, è la politica. Noi non stiamo dicendo i tagli ci sono, ma qui siamo proprio scelte politiche, perché in questo siamo chiamati ad esprimerci, ad esprimere la nostra visione. Posso dire, decidere, no? Io riprendo un po' il discorso che ho fatto io al sindaco prima, non ho notato per esempio il passaggio sui rifiuti, questo è un argomento su cui c'è sempre silenzio assoluto, oppure c'è un'emergenza, rifiuti. Un'altra cosa, bene, un po' di giorno sicuramente, non mi sembra un bilancio più a raccontare, cosa succederà nel prossimo, nell'altro corpo? Che è la progettualità, e questo la mancanza del bilancio. Ripeto, sì, perché i conti d'oro, bellissimo, ma andiamo a campare così. Come pensiamo di affrontare le gente che si prenderà nel futuro? Questa è la mia domanda, è il punto su cui vi devo mettere tutti. Posso presentare, grazie. Io sempre mi alzo per rispettoso della presidenza di questo consiglio. Ma volevo dire praticamente questo qua. Oggi è il giorno del bilancio di previsione. Bella parola. E proprio questo bilancio, volendo tralasciare il precedente, si vedono avanti e inequivocabile i limiti di questa amministrazione, di quella precedente e di un percorso politico che parte da lontano e che vede oggi il paese di Palazzolo in una situazione debitoria, critica, a fronte di una programmazione inesistente. E quando un'amministrazione non riesce ad agire in modo virtuoso ed efficace, nell'ottica del miglioramento della quotidianità della comunità che amministra, e non riesce né a programmare né tantomeno a ideare un percorso di sviluppo, ha solamente un'alternativa plausibile. Davanti a sé, dimensi. Assistiamo ormai costantemente a programmi entusiastici a mezzo stampa delle attività di questa amministrazione, ma francamente i programmi altisonanti, gli autoengomi, gli autoincensamenti, alla fine sul campo resta poco e niente, nulla di efficace, nulla di risolutivo, pochissime idee. E la solita lamentazione circa la carenza di fondi. Alla fine a pagare sono i cittadini. E tra i palazzolesi resta solo una pesante tassazione e le solite promesse, nell'assenza reale di una programmazione per lo sviluppo di questo paese. In effetti, a parte sentir parlare, caro consigliere, caro, di frigorifero e di promesse futuribili di sviluppo in tutte le salse possibili, tutto il resto è inesistente. Si può anche comprendere una certa difficoltà economica e la crisi strutturale, ma quando si fanno solo pochi chilometri e si trovano realtà diverse, distanti anni luce dalla situazione che vive Palazzolo, il problema è uno solo, o carenza di idee, o carenza di metodo, o carenza di programmazione, oppure tutte e tre le cose insieme. La situazione sta diventando insostenibile. Dispiace per i giovani che siedono in questo consenso comunale, che sono tenuti solo ad alzarsi a comando o a stare seduti, con una partecipazione alle
piazzante e che piange i frutti di un modo di amministrare politiche clientelari e affaristiche. In definitiva, visto quanto sopra detto, lasciare che un paese possa trovare una nuova dimensione sarebbe un atto dovuto per qualsiasi amministratore, un atto d'amore per lasciare che il paese torni a vivere. Palazzolo ha bisogno di programmare il proprio futuro e deve farlo ora. Quindi, se non c'è speranza che questa tendenza cambi e che questa amministrazione porti finalmente risultati tangibili e non programmi, l'alternativa a Palazzolo, paese dei pupetti e lo sciabattino, sono le dimissioni di questa amministrazione. In consiglio comunale si è accusata la regione Sicilia come causa delle carenze di fondi e si è chiesto al megafono, di cui faccio parte, di interessarsi per recepire fondi. Lo diceva lei, caro consigliere Gallo, cosa che non sta né in cielo né in terra. Non tocca a noi né prevedere i fondi né creare assist per questa amministrazione, perché forse questa amministrazione non ha conosciuto neanche cosa vuol dire opposizione, se non no. Quando lei ricopriva praticamente l'opposizione da quest'altra parte, a dire il vero, l'impressione è che l'interesse dei pochi ormai supera di gran lunga l'interesse della collettività e è il cittadino l'unico a pagarne le conseguenze. E allora o si cambia metodo radicalmente o le vostre dimissioni, caro sindaco e assessore, sono l'unica possibilità. E a tutti i giovani presenti in consiglio il richiamo a cominciare a guardare con i propri occhi e a ragionare con la propria testa, senza farsi mettere sotto scacco da questo o da quell'interesse personale di qualcuno seduto qua dentro o di qualcuno seduto comodamente in altro luogo. Che tenta vita, morte e miracoli di questa amministrazione, e non saranno certamente le promesse di assessorate future che vi daranno la dignità politica, perché cari giovani consiglieri, la dignità non si questiona, la dignità si impone. Infatti, è che comunque si può uscire fuori
dalla capacità costruttiva di tutti gli elementi presenti in consiglio comunale, perché non va troppo, è facile dire che si è attinto, che si è attinto, che si è attinto. Progettiamo insieme. Qual è il vostro progetto? Quelle volte in cui abbiamo lavorato insieme, con il consigliere Cita, mi consente un attimo, abbiamo lavorato bene. Ma comunque il presidente. No, sto parlando del invece di arrabbiarsi, la mia visione di consiglio comunale, ho detto, quello che io per esperienza ho fatto nella mia vita, il consiglio comunale come presidente sto parlando, non come gruppo, perché non sto dando sto dicendo che questo consiglio comunale è aperto a tutte le possibilità di confronto e soprattutto di dare delle soluzioni, di costruire insieme, perché quelle volte in cui abbiamo fatto delle cose insieme abbiamo costruito cose ben fatte. Dico, i ruoli vanno rispettati dalla maggioranza e dalla minoranza, ma nessuno ha mai negato che in consiglio comunale si potesse organizzare, progettare e portare avanti dei programmi condivisi. Questo lo sto dicendo da presidente del consiglio, caro Francesco, perché io non sono capogruppo di nessuno, sono di me stesso. Caro consigliere, rispondo un attimo preciso perché lei mi cita. Scusi, consigliere Carlo, non ha la parola. La parola al consigliere. Dopo io... No, c'è un ordine che lei è il quarto. Sì. Dopodiché, se non ci sono interventi interessanti, chiudiamo la valutazione della discussione. Bilancio. Appunto. Io volevo intervenire, però credo che sapere se stiamo mandando una pagina lista di questo consiglio comunale. Devo dire che il bilancio, sicuramente, ma dovrei parlare di bilancio in generale di questi tempi, di qualsiasi ente, non sono grandi esempi, è da sfidare soprattutto da chiunque. Quindi lei da consigliere capitale, noi, la parte giovane, pure nostra, devo stasera voterai il bilancio, voterai il meglio europeo, non perché siete da questa parte, perché ho così perché in maggioranza o opposizione che sia questo, decidetelo voi, ma lo voterà proprio perché prima di tutto, prima di essere consigliere, prima di essere maggioranza, siamo cittadini di questo comune. E ci rendiamo conto del grande sacrificio, del grande sforzo che questa amministrazione ha fatto affinché oggi potesse arrivare in quest'aula e chiudere una pagina importante di questo comune. Un bilancio che finalmente ci consentirà di andare avanti con le attività. Credo che sia comprendere che questo è l'aspetto più importante. Non è tanto il fatto che sia chiuso un bilancio con delle somme o con altro. Il problema di fondo è proprio che senza bilancio non si può andare avanti. Quei problemi che lei così in maniera egregia, dimenticando solamente di citare dove stava prendendo le informazioni, ecco, quei problemi rischiano veramente di diventare ancora più grossi, rischiano veramente andando avanti di essere ancora più di difficile gestione, e questo è il problema che oggi voi dovreste porre. E poi, ripeto, ho ascoltato anche la mia interesse. Ho ascoltato tutti con grande interesse, da una parte è arrivata una sorta di direzione universitaria, non capivo se il bilancio fosse passato all'esame di un gruppo politico o di un collegio di revisione. Ecco, io mi sarei aspettato più che altro un approfondimento del bilancio in termini politici, perché vedete il bilancio con le poche risorse che ci sono, e questo è un dato certo, ecco, non dipende dall'amministrazione, dal singolo che c'è, dal colore del singolo, questo è un dato certo. Le risorse economiche che ci sono queste, i trasferimenti sono questi, anche il dottor Buzzi ne ha dato atto in sede di consiglio. Adesso quello su cui un gruppo politico può sindacare è il modo in cui vengono impegnate le risorse. Da parte vostra non è arrivata nessuna indicazione di questo tipo, almeno io non ne ho ascoltata nessuna. Sono arrivate solo indicazioni sui futuri bilanci, come saranno le date, come non saranno le date, questo, come è stato fatto, come è stato fatto, ma nessun. Attenzione concreta al bilancio che viene stasera in aula. Io posso dire anche che saremmo potuti passare del tempo a voto, perché per quanto riguarda non c'è stato nessun confronto sul testo, nessun dibattito. Il sindaco ha spiegato tutta una serie di atti importanti. Lei e i suoi colleghi non vedete nessun investimento, eppure parliamo di 5 milioni di euro di investimento. Dico, questi come li valutate? Come li considerate? Sui rifiuti. Sui rifiuti.
E ho fatto evidente l'approvazione del Naro, che è stato un rischio, ma è stato fatto e voluto proprio per evitare che si andasse sulla compagine provinciale, sarebbe stato un ulteriore aumento di tasse per i cittadini. C'è stato un accordo al gioco, c'è stato un atto vincente, grazie all'impegno del sindaco, che non è un impegno che matura in questa normalità, è un impegno che proviene. Mi stavo riferendo a quello. Io mi sto riferendo a quello, che sto dando delle risposte concrete. Silenzio! Viva la foto, dovrebbe fare una cosa sola, andare a parlare
di rappresentare e farsi spiegare una semplice cosa, perché ha ritirato il finanziamento per la pista ciclabile e semmai questo finanziamento viene andato per Palazzolo. Da lì nasce la visione del futuro, da lì c'è lo sviluppo turistico. Sei in grado di fare quello? Veramente, aspettiamo il finanziamento perché la accoglieremo per la maggioranza. Fino ad oggi non la vogliamo. Quando si deve approvare il bilancio, mi stanno dando prima, quando la consigliera Giardina ha portato un'interrogazione dicendo ma come mai l'amministrazione non mettiamo praticamente nell'alba dell'ente, va bene, invece di consumare, va bene, kilowatt su kilowatt sull'impianto praticamente della pubblica illuminazione. Quindi sono stati fatti i nostri praticamente interventi, va bene, però questa amministrazione sorta perché praticamente non interessava. Voi però praticamente ad intervenire presso la presidenza della
Io ho dato, scusate che ho detto la lezione di poco fa, però si rende conto che capita spesso, che insomma, io capisco anche la sua esperienza, spesso la porti anche alla... No, non credo di aver avuto un atteggiamento di quello di cui lei ha parlato. Noi gliel'abbiamo fatto notare tante volte, regolarmente, insomma, l'ha presa come una battuta, quindi non era... Mi dispiace se questa cosa è aggressiva. Io l'unica cosa che volevo far notare è che noi ogni volta che si parla di tassazione, la colpa è dello Stato, della Regione o di altro. Io non appartengo a nessuna delle forze politiche che sostengono il governo regionale e quello nazionale, per cui non ho nessuno da difendere. Però mi chiedo sempre perché la colpa è sempre degli altri. Cioè, è colpa degli altri anche quando si parla di territori da riconquistare, perché non abbiamo referenti che ci possono trattare e portare avanti la cosa. Chiediamolo a quel deputato con cui vi siete fatti le foto se si interessa del nostro territorio. E chiudo su questa cosa, quando si chiede e si parla di investimenti, si parla di quali sono le misure che possono consentire ad esempio di ridurre le tassazioni, e si parla dell'area, beh, dovrebbe anche essere sufficiente l'area. Lei ha fatto da relatore su alcune conferenze che riguardavano i rifiuti zero, ad esempio, non si parla di raccolta differenziale, parliamo solo di rifiuti. Il discorso che faceva il consigliere Vicino sull'energimento, noi abbiamo visto le energimenti di relazionare, perché magari dalla relazione potrebbe anche emergere che c'è qualche cosa che a nostro avviso può essere da correggere, da migliorare, non lo so. Quindi questa è una cosa che viene prima della proposta che noi possiamo fare ad integrazione. Il problema è che questo paese purtroppo da 15 anni, comunque la prima sempre quella, non ha alcune linee di sviluppo. Per cui io mi auguro che un'inversione ci sia a prescindere da quello che farà il governo nazionale e regionale. Cioè, cosa questo comune ce la deve mettere, perché altrimenti per i prossimi 3 anni possiamo già darti la dichiarazione di voto. Va bene, chiedo chiusa la discussione allora per quanto riguarda l'argomento numero 3 e passiamo alla votazione. Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016. Chiedo a conto che si seduto, chi non lo è si alzi. Passiamo alla votazione per la immediata esecutività. Chiedo a conto che si seduto, chi non lo è si alzi. Lo stesso. Esauriti gli argomenti, chiedo chiusa la seduta.